Mi viene il sorriso. Ciao da Paolo Sinibaldi. Ancora parliamone, una nuova puntata e ancora una nuova bellissima vettura che ci viene fornita, è solo in prova da nuova serie cauto, quindi grazie per la fiducia, grazie anche per l'autovettura. Allora, questa è una Giulietta, questa è un Alfa Romeo Giulietta 1600 GTD 120 cavalli. Super, allestimento super, anche il navigatore è molto elegante, ha dei cerchi in lega spettacolare, bruniti, è un nero, tutto molto elegante, ma anche una macchina che sa di sportivo. Vi farò una confidenza, qualche anno fa io ho avuto un Alfa Romeo Giulietta e devo dire che forse è una delle macchine migliori che io abbia mai posseduto. Tanto l'acceleratina che mi concedevo in altre occasioni dopo me la sono concessa subito perché è davvero una macchina maneggevole, fantastica, è fantastica la Giulietta perché è grande ma non grandissima, è sportiva di uno sportivo elegante, se vogliamo anche un po' retro, anche un po' vintage. Poi è bella, poi guardate, guardate un po', io penso che si percepisca da sola l'accelerata della Giulietta. Senza esagerare, senza esagerare. Questo è un 120 cavalli, l'allestimento è particolare perché parliamo di un allestimento super. E beh, stiamo parlando di un allestimento che si fa notare nella sua eleganza, non è assolutamente un allestimento esagerato. È bella. E la tradizione, anche in questo caso una tradizione italiana, ve l'abbiamo proposta spesso, automobili di grandi tradizioni e devo dire che la Giulietta per chi è amante delle automobili è anche un po' retro come sono io, le Giulietta del passato ci ricordano periodi se vogliamo più belli, se migliori, migliori di quelli che stiamo vivendo adesso per tanti motivi legati soprattutto al coronavirus. Andiamo a conoscere l'ospite, dai, distraiamoci, cerchiamo un po' di divertirci. Io mi sto divertendo con la Giulietta, ma cerchiamo anche di divertirci con la trasmissione, con questa chiacchierata che facciamo. Con persone normali, come sono io, come siete voi che ci state ascoltando, non vogliamo persone necessariamente famose, vogliamo persone che abbiano storie da raccontare. Anzi, se avete anche voi una storia da raccontare o se volete semplicemente contattarci per farvi una chiacchierata in simpatia, contattateci al nostro indirizzo. Noi siamo la TV Lab, lo sapete ormai da anni. L'indirizzo è infotvlab, infotvlab@gmail.com, infotvlab@gmail.com. Vi risponderò io in persona, Paolo Sinibaldi, beh certo non vi farà piacere, però comunque sia vi risponderò in tutta amicizia e magari ci metteremo d'accordo perché anche voi avete forse una storia da raccontare. Beh, sono tornato, è arrivato il momento di parcheggiare la mia Giulietta Super 1600 GTD, 120 cavalli, allestimento super, il navigatore satellitare, tanta tanta roba. L'ospite della settimana è Gigi Potacqui, fondatore di Romanzo Calcistico, e ho appena scritto un libro, La magia del numero 10. La carriera da giocatore non è stata una carriera fenomenale, però dai, ci siamo divertiti sui campi di eccellenza, di Serie D, anche piazze abbastanza calde come lo sono L'Aquila, Giulianova, Maceratese, Isola Liri, quindi dai, alcune soddisfazioni ce le siamo tolte, però poi il calcio mi ha dato forse di meno di quello che mi aspettavo e piano piano poi la passione per il calcio unita a un'altra passione che è quella della scrittura ha portato alla fondazione di Romanzo Calcistico, tra virgolette, alla creazione di Romanzo Calcistico, una pagina, una community su Facebook e su Instagram che è molto seguita da tanti appassionati di calcio e mi ha permesso anche appunto di scrivere il libro La magia del numero 10 che parla appunto dei numeri 10 iconici e magari i più forti della storia e anche quelli un po' più un po' conosciuti ma forse non da tutti quanti perché ci sono quelli sudamericani che danno diciamo quella come dire
trasmettono quell'emozione, quella passione per il calcio che ci piace a noi, insomma, a noi romantici. Pelé Maradona è l'eterno confronto tra le massime espressioni del calcio mondiale, perché Maradona Pelé è sempre stato una diatriba aperta anche tuttora, che non giocano oramai da decenni, vengono paragonati e vengono messi, diciamo, a confronto. Non lo sono, ovviamente, per chi segue il calcio magari sa bene che erano due giocatori completamente diversi, che hanno giocato in epoche diverse, però entrambi hanno trasmesso quel calcio romantico che io vado poi scrivendo sui social. Penso che nelle loro epoche loro siano stati quello che sono adesso Messi, che è presente nel libro, può essere anche Cristiano Ronaldo, che non è un 10 ma comunque è un giocatore iconico. Sì, obiettivamente ce l'ho sempre avuta, che è quella di Roberto Baggio, ma perché l'ho vissuto da ragazzino, da bambino, quindi sai, il trasporto di USA 94, delle sue annate alla Juventus, al Brescia, poi dove ha dato di più, dove ha dato più emozioni, magari sapendolo alla fine della sua carriera, trasmetteva ancora di più poi come giocatore. Quindi Baggio sicuramente ha inciso molto nella mia crescita, però ovviamente anche Totti, Del Piero, Rivera un po' meno perché non l'ho vissuto, però le storie su Rivera ci sono anche, quindi è stato un pallone d'oro ed è stato uno dei più grandi, quindi, però Baggio possiamo dire che è stato quello che mi ha più toccato, ecco. Platini sicuramente è stato un calciatore fenomenale, forse quello che mi ha colpito di più di Platini è stato il suo precoce addio. Lui ha abbandonato il calcio nel pieno della forma, e questo un po' mi ha colpito, perché Platini poteva continuare ad alti livelli, poteva continuare a regalare emozioni e gioia ai tifosi di tutto il mondo, non solo quelli juventini. Lui ha portato il primo trofeo alla Francia, all'Europeo dell'84, ha portato tanti trofei alla Juventus, ha vinto 3 palloni d'oro, quindi Platini è stato negli anni 80, insieme a, penso prima ancora di Maradona, il più grande dei suoi anni, insieme anche a Zico, di cui parlo nel libro. Kakà invece è più moderno, e Kakà è un giocatore che colpiva per la sua modernità nel gioco, era sia tecnico che fisico, era un giocatore che devastante, a tratti devastante, nei suoi anni migliori è stato devastante, quindi anche il suo modo di giocare colpiva tantissimo, non se ne sono visti tanti come Kakà. Magari molti numeri 10 davano più la sensazione di quel giocatore tecnico, elegante, però magari compassato, molti di loro sono stati così fisicamente. Kakà invece era quello che ti devastava se voleva. Cruyff invece penso che sia colui il primo che ha cambiato il calcio. Ha cambiato il calcio in tutto, leggendo di lui, studiando tra virgolette la sua vita, la sua carriera calcistica, sia da giocatore che da allenatore, ti colpisce, ti fa subito capire che si sta parlando di una persona diversa, di un uomo diverso. Io lo immagino come diceva anche Guardiola, un maestro di una materia che ti piace tantissimo, che tu vorresti sempre seguire a scuola, ecco, e lui lo era sul calcio. Un giocatore che è un allenatore che ti diceva un qualcosa che tu non avevi mai sentito prima. E la cosa che colpisce anche è stato il fatto che lui sia da calciatore che da allenatore ha lasciato qualcosa in Spagna, in Olanda, al Barcellona e all'Ajax, e poi di conseguenza al calcio in generale. Io credo che chiunque, se dovesse scegliere, sceglierebbe il Ronaldinho del triennio d'oro, della sua apoteosi, cioè della sua carriera, perché quel Ronaldinho lì, visto tra il 2005 e il 2008, credo che sia stato, perlomeno che io ricordi, il più forte, ma la cosa che colpiva era che lui faceva delle cose che magari
uno le pensa quando gioca tra gli amici, quando gioca in spiaggia, e lui le faceva ed erano anche decisive, non erano fine a se stessi. Ci sono tantissimi video che fanno vedere, che raccolgono le giocate di Ronaldinho, e sono pazzesche, sono giocate che fatte a centrocampo ma anche a tre quarti campo, al limite dell'area, e quasi il 90% erano gol, quindi era decisivo, non era solo il Denilson. Ecco, c'era Denilson nei suoi anni, che era un grande giocoliere, forse tecnicamente è stato uno dei più forti, però andavi a stringere, Denilson non ha lasciato traccia nel calcio. Ronaldinho ti ha vinto una Champions League col Barcellona da solo, un mondiale vinto insieme al fenomeno, a Ronaldo, a Rivaldo, però lui è stato uno dei migliori. Ronaldinho in quegli anni penso che sia stato l'allegria, proprio quello che qualsiasi appassionato di calcio vorrebbe vedere, mentre Messi è quello che dura ancora, quindi cioè, ciò dimostra che loro hanno fatto un passaggio, no, di consegne. Ronaldinho Messi, Messi si parla di quasi 18 anni fa, credo 17-18 anni fa, e lui ancora gioca, è ad alti livelli e ancora fa 30-40 gol l'anno, quindi forse Messi è più completo e più concreto. E poi è ovvio che affascina anche Messi, perché ovviamente in questo calcio forse è l'unico 10 rimasto, l'unico 10 vero e proprio rimasto adesso in questo calcio moderno, perché Rui Costa è stato il mio idolo d'infanzia, è stato colui a cui io mi sono sempre ispirato, un giocatore l'ho sempre visto, anche all'epoca quando giocava io lo vedevo, era un giocatore d'altri tempi, lo vedevi giocare con quell'eleganza, con quella raffinatezza che difficilmente ho visto io in 30 anni che seguo il calcio, e mi ha sempre affascinato, tant'è che è stato il mio idolo e lo è tuttora, cioè l'idolo proprio, non perché sia stato il più forte, perché si sa che non è stato il più forte, lo sappiamo tutti, però è stato quel giocatore che sai ti colpisce e ti rimane, e per me Rui Costa è l'esempio del numero 10, quindi l'ultimo romantico, è proprio perché dopo di lui ce ne sono stati pochi di veri e propri numeri 10. Il DS del Pueblo è un capitolo che io ho sempre avuto dentro, perché ancora prima di progettare, di scrivere il libro, ho sempre pensato però di scrivere qualcosa o di parlare, di raccontare su quei giocatori, perché sono giocatori affascinanti, ti portano, come se ti trasportano in un altro mondo, sembra di avere a che fare con giocatori di un altro pianeta, perché non sono quei giocatori che vedi qua in Europa, vedi al Milan, alla Juventus, all'Inter o in Premier League, sono giocatori che forse possono e hanno potuto giocare solo lì, al di là di Tevez che ho inserito e un po' anche Riquelme, gli altri sono tutti giocatori che hanno fatto le fortune di squadre sudamericane e delle proprie nazionali, forse, ma se parliamo del Trince Karlovic, per esempio, è una storia talmente bella che è difficile anche a raccontarla, perché la sua storia viene tramandata, non ci sono tracce reali di Karlovic, cioè, ci sono pochissimi video, io ne ho trovati se no uno o due. È una storia che viene raccontata da personaggi illustri, per esempio mi viene in mente José Pekerman, mi viene in mente Maradona, mi viene in mente Jorge Valdano, tutti i personaggi che lo hanno vissuto nella loro giovinezza e ne parlano come se fosse un dio, una divinità. E quindi è quello che vai a leggere le storie, anche mi sono imbattuto anche in storie in spagnolo, che ho fatto fatica anche a capire, a tradurre, però mi ci sono messo e ho cercato di tradurle, e sono bellissime, perché poi anche documentari, girano documentari fantastici su Karlovic, dove anche lui viene messo, viene intervistato e si percepisce tutta la sua umanità pure, e forse capisce anche il perché lui non abbia mai voluto spingere più di tanto con il calcio. Lui diceva sempre: io l'importante è che ci campo con il calcio, che mi fa campare, ma non voglio avere quelle leggi, quelle regole ferree che magari deve avere un calciatore ad alti livelli, e quello ti affascina ovviamente.